Sistemi di rinforzo per migliorare le prestazioni sismiche della costruzione in muratura oggi fanno molto affidamento sull'utilizzo di fibre di vario tipo, fibre di carbonio, di vetro, di basalto, eccetera. Esistono due tipologie due sistemi di rinforzo. Il sistema FRCM che consiste nell'utilizzo di fibra secca che viene utilizzata all'interno di un intonaco di piccolo spessore basato su una malta di tipo cementizio, e il sistema CRM che invece utilizza una rete preformata in composito, nella maggior parte con fibre di vetro, che viene inserita all'interno di un intonaco di maggior spessore, un intonaco che nella maggior parte dei casi è a base calce. Ecco, questo sistema CRM ha il vantaggio che viene accettato anche per interventi sulle costruzioni storiche, sulle costruzioni tutelate, in quanto si utilizzano materiali che la malta di calce che è compatibile con la costruzione storica. Questi sistemi possono essere utilizzati. Normalmente vengono utilizzati con l'applicazione su entrambe le facce della muratura, c'è questa esigenza c'è l'esigenza di intervenire solamente da un lato per permettere che venga mantenuta la funzionalità all'interno della costruzione durante l'esecuzione dell'intervento. E quindi anche in questo convegno, nel convegno NIDIS, nella giornata di ieri, è stata dedicata un'intera sessione proprio a questo tipo di intervento, a studi che hanno l'obiettivo di validare e di mettere in evidenza l'efficienza di questo tipo di intervento con l'applicazione solamente da un lato. Anche noi abbiamo presentato dei lavori, soprattutto noi abbiamo presentato dei lavori legati a uno studio che è stato sviluppato negli ultimi 2 anni, legato a un progetto di ricerca europeo finanziato dalla Comunità Europea che coinvolge l'Italia e la Slovenia. Questo progetto si chiama Progetto Constrain, nel quale abbiamo appunto eseguito un sacco di prove sperimentali che vanno dal singolo elemento strutturale fino a un intero edificio. Cioè abbiamo fatto una prova su un intero edificio presso il laboratorio dell'Università di Brescia, che ha permesso di evidenziare appunto l'incremento di prestazioni dell'edificio rinforzato rispetto a quello non rinforzato. Abbiamo avuto un incremento che è di pari 2,5 volte in termini di resistenza, oltre a una capacità di spostamento notevolmente grande.